Ma abbiamo fatto un brutto primo tempo, non l'avevamo preparata in questo modo, era partita decisiva, importante per noi, anche per loro, ma non l'abbiamo affrontata come volevamo e poi secondo tempo siamo riusciti a cambiare anche come impostazione tattica ed è andata un po' meglio. Sì, avevamo provato, data l'indisponibilità di Danilo ieri, di metterci con i tre, di mettere due giocatori tra le linee come Dybala e Ramsey per avere un po' più di libertà anche sugli esterni, ma non ha dato i suoi frutti. Abbiamo attaccato poco la profondità quando si poteva andare un po' più diretti, mentre nel secondo tempo, con l'ingresso dei due giocatori, siamo tornati al modulo che abbiamo portato avanti per quasi tutta la stagione. Siamo riusciti a fare un po' meglio, dando superiorità sugli esterni e a creare qualche occasione in più. La società rinnova la fiducia all'allenatore, che tuttavia resta in discussione perché la mancata qualificazione può aprire scenari anche per la dirigenza. La proprietà conferma Andrea Agnelli che conferma Paratici che conferma Pirlo, e ci scapperebbe un che al mercato mio padre comprò, ma pare che Branduardi sia interista. La Juventus è abbastanza monolitica nella comunicazione ufficiale e ufficiosa. I messaggi che arrivano dagli uffici di John Elkann sono molto rassicuranti per il cugino presidente e i due si sono sentiti più di una volta nelle ultime 48 ore. Così come dall'interno della Juventus non si respira clima da grande epurazione dirigenziale. Resta quel dettaglio non proprio indifferente di un contratto in scadenza il 30 giugno e non ancora rinnovato al management da Paratici in giù. Ma è anche vero che le abitudini della casa sono di arrivare sempre all'ultimo per formalizzare un accordo che di solito viene trovato prima. Pirlo, segnali preoccupanti. Insomma, tutto tranquillo. Beh, non proprio. Perché la partita di ieri con la Fiorentina ha segnato un'altra brutta tappa per la squadra di Pirlo, che avrebbe dovuto cambiare passo nelle ultime giornate per mettere in sicurezza il quarto posto. Ma nelle ultime 7 partite si contano 2 sconfitte, 2 pareggi, solo 3 vittorie e, soprattutto, i segnali non sono stati quelli attesi, ovvero quelli di una squadra in crescita, sempre più a suo agio nell'applicare le idee di Pirlo e concentrata. Niente di tutto ciò e questo instilla qualche dubbio sull'allenatore. Perché negli ultimi tempi i tifosi della Juventus si devono accontentare delle reazioni, il gol nei primi 30 secondi della ripresa di ieri, ma non si vede agonismo, non si vede il gioco che aveva fatto capolino a gennaio e, fatto grave, sembra mancare nella squadra la consapevolezza di essere sull'orlo del precipizio dell'Europa League.